Questa parola magica qui non serve. Va bene, lasciamo quest'uomo, proviamo a liberarlo. Libera uomo. Non ti capisco, e va bene. Proviamo a dargli ancora dell'acqua. Dai acqua. Non hai acqua con te, gliel'abbiamo data tutta. Ha bevuto un otre d'acqua. Va bene, lasciamolo qui al suo destino. E torniamo indietro sui nostri passi perché eravamo arrivati a un quadrivio, un trivio, eccolo qui, e noi eravamo andati a est dove abbiamo trovato l'ascia, proviamo ad andare a ovest. Siamo in una palude preso dalle sabbie mobili, il fango ti risucchia facendoti affondare. Proviamo a uscire. Non ci sono uscite, uscite a e quindi non possiamo andare a nord, sud, ovest, est. Esci, non lo capisce, tirati fuori, boh, qui è problematico. Però se guardiamo l'inventario, anche qui altro spoiler per chi volesse poi giocare l'avventura, sarà meglio davvero fermarsi qua se questo tratto vi ha un po', stimolati a giocare. Ecco, Gwen, suggerisce di lanciare corda, perché in effetti noi abbiamo questa corda, no? Quindi Gwen dice lancia corda. Proviamo. La corda vola e si attorciglia attorno a un ramo. Ecco, per trovare il verbo giusto ci avrò perso un quarto d'ora, invece Gwen ha avuto subito l'intuizione giusta. Lancia corda, funziona. E ora proviamo a uscire. Non ci capisce, proviamo a tirare la corda. Tira corda, ci porta, ecco, ci ha fatti uscire. Siamo nel folto di un bosco, gli alti alberi, eccetera, eccetera, stesso scenario, però abbiamo superato la palude. Possiamo andare verso est o verso ovest. Dunque, noi venivamo da est, perciò andiamo ancora a ovest. E siamo arrivati di fronte a uno stupendo palazzo, alte mura, dimora di un importante, signore. Ecco, ci dice di andare a est.